Piero e Andrea a Pechino, come lo vediamo? Sì, sì, però con le comodità, facciamo Pechino versione hotel, viaggio comodo. Vabbè, torniamo qua, ti ho detto un piatto expensive perché? Perché faccio la salsiccia italiana, il porro, parmigiano vacche rosse. Mm-hmm. Sei allergico al porro? No, non sapevo manco come fosse il porro. Qual è questo il porro? Questo qui l'ho tagliato, ma è una... Bello. una ragazzi, finalmente vedo cos'è il porro. Il porro. E questo è il zafferano, Il vero, vero zafferano, i pistilli. Non ti credo. I pistilli, Piero, per te sono solo cose speciali. E poi c'è la salsiccia di maiale. Di maiale, bravo. E poi, questo è l'ingrediente che torniamo un po' a Pechino. È la curcuma. La curcuma, perché facciamo la pasta con la curcuma. Che fa benissimo alla salute la curcuma. Sì, perché se ci mettiamo la salsiccia, un piatto dobbiamo fare, capito? Non possiamo solo fare i porcelli. Noi, ragazzi, capito, ci mettiamo anche bellissimo. Un po' di cose healthy. Bello, stiamo mettendo quindi nella semola la curcuma. Curcuma, bellissimo. Semola, un po' di più perché top. Pepe, ok, lo mettiamo nell'impasto. Semola, curcuma, pepe. Adesso aggiungiamo l'acqua. Adesso lo fai te, io non faccio niente. Io? Vai. Piero si sta sempre un po' distanziando dal... dal fare. Non voglio rovinare l'opera d'arte. Vado, c'hai le mani pulite? Sì, lo faccio io, metto io. Ma che devo fare? Devi mischiare. Con facciamo le mani? L'impasto, sì. Allora me le lavo un attimo, coi piedi, dai. Le vuoi fare l'impasto? Aspetto. Facciamo, spero. Piero, facciamo la pasta con i piedi noi. Lavateli, va già che ci sei. Allora, intanto che ti lavi le mani. Io mentre impasto. Così è più facile per me. Intanto che ti lavi le mani, Pie. Io taglio. Questo è giusto. Qua. E vada solo, devo tenere il contenere nella porro. No, è normale. Allora, io taglio il porro. E che devo fare quindi? Tu devi fare un bel impasto. Aggiungi l'acqua piano piano e impasti. Impasti come ti voglio vedere come fai naturalmente. Come cucini senza che ti dico niente. Guarda come la brugetto bene l'acqua. Vai, bravo. Tolgo anche l'orologio a sto punto, se no... Se è un Rolex lo prendo io. Non è un Rolex. No. Beh, lo prendo qua. Mi spiace per te. La metto qua. Lo sai come si chiamano porri in americano? No. Licks. Che sembra che è Licks. Come Wikileaks. Sì. Porri sono buoni, eh. Anche una bella zuppa di porri. Ma parlami un po' di te, dai. Anche tu sei come me, siamo venuti in America. Sì, sì. Per far fortuna. Io non l'ho fatta, tu l'hai fatta fortuna. No, siamo venuti in America per sopravvivere, questa è la verità. Poi gli eventi della vita ci hanno fatto tutta la strada. No, io sono felice, dai. Questo è importante, sì. Ormai sono 10 anni del mio viaggio a New York, che lavoriamo con i turisti. Quindi tu porti tutti i turisti italiani e li fai vedere del best. Ma non solo italiani, sì. Facciamo tour, attività a New York. Biglietti di Brody. Il nostro tour più famoso è quello Bronx, Queens e Brooklyn. Sì, infatti tu mi dicevi, mi piace come ti sei definito, sei un urban... Explorer. Tra l'altro una definizione che mi sono dato 10 anni fa, quando ancora non esisteva in Italia, un po' la gente ha scoperto questa definizione, urban explorer, che è un esploratore urbano e c'è bisogno di una metropoli, no? Di solito l'esploratore era quella l'avventura, come hai fatto tu a Pechino Express. Uh-huh. Vabbè, tu sei un altro tipo di esploratore. Invece vedo... Ma come come ti senti? Cioè, tu dall'Italia dici vado in America a far questo o sei venuto per altri motivi? Ah, io sono venuto per fare giornalista in realtà. Ah. Questo era il mio sogno. Intanto faccio un soffritto, no. Pure? Faccio un soffritto con i porri, ok? Intanto. Fantastico. E poi quindi pian piano ho capito che la comunicazione stava cambiando, che i social stavano rivoluzionando tutto e che quindi bisognava trovare strade nuove per comunicare. E ho iniziato quindi nel 2014, ormai sono 9 anni sui social. Quindi... Ti posso dire una cosa? Secondo me devi lasciare tutto quello che hai costruito e ti metti a fare la pasta con me. Lascia tutto. Vabbè, se qualcuno vuole acquistare tutto, vendo tutto, e vieni a fare la pasta con me. Non ti piacerebbe? Senti, guarda, tra l'altro dico una cosa. Se sei italiano in America, che puoi fare? La pasta, cioè... Per esempio... Mi piace. Tu, ogni tanto sei andato su qualche profilo di dating app, no? Tipo Tinder. Io non faccio dating app. Però sono sicuro che se metti che sei un personal chef, quante ti scrivono. Proviamo, lo facciamo adesso live. Sì. Facciamo il mio profilo live di Tinder.
Sì, sì. Ce l'hai Tinder tu? No, tu sei fidanzato. Ce l'avevo, l'ho tolto. Però adesso so che ce n'è un altro che è figo. Allora lo ne sai. Parliamo dopo. Sì, un po' più. Fa tutto no, non lo so, poi sono tutte le novità. Comunque, magari dopo, durante la puntata, mi fai il profilo Tinder. E la foto, metteremo una foto insieme come profilo. Sì, no, vabbè, no, no. Come no? Così becchiamo. Insieme no, Oh, faccio la tecnica numero due, ok? Vai. Quindi ti ho visto bene, eh? Vabbè. Comunque, mi sei piaciuto. La tradizione campana di impastare la pasta. Mi sei piaciuto. Ma nessuno cucina la tua famiglia? Cosa? Qualcuno cucina la tua famiglia? No, nessuno. Mangiava tutti. Mangiava tutti al ristorante. Piro e ragazzi, Five Stars Hotel, ristoranti stellati. No, non è vero. Mia mamma, mio padre cucina. Sì. No, no. Allora, guarda, ti vedo bello impostato. Facciamo il leading, diciamo, in americano. Dai, lavoriamo la pasta, no? Con i palmi delle mani. Dobbiamo lavorare, dobbiamo strecciarlo, dobbiamo stirarlo, ok? Così, guarda. Spingo in avanti, poi... Io faccio solo questo in inglese quando insegno le classi. I fold and press. Fold, come dici? Tu traducimi in italiano. Spingi, schiaccia. Spingi, schiaccia, spingi. Mischia. Un movimento sexy. Facciamo un po' di movimento sexy. Questo qui è tutto censurato, eh? Sì. Facciamo un po' di movimento sexy, dai Piero. Che sennò qui brucio tutto. E tu invece come hai iniziato a fare... Lo chef. Ma ha tenuto un po' di romano a fare lo chef. Esatto. Allora, no, io non so chef. Tutti mi chiamano chef, ma questo dai, nome... Dai, sei chef. Perché non questo vuoi... Questo nome... Uno chef quasi stellato. Sì, stallato. Io e sono un chef stallato. Scusa, come ti definisci? Un coglione. No, scherzo. Che cucina? No, come... Cioè, io sono batterista. Io sono venuto qua nel 2000 e... Sono venuto qua nel 2007. Ho vinto una borsa di studio ad Umbria Jazz. Per fare il festival, no, durante il festival Umbria Jazz ho vinto una borsa di studio per l'America, Berklee College of Music. Quindi ho studiato a Boston per 4 anni, ok, musica. Mi sono trasferito a New York come batterista, ho lavorato sempre come batterista. Poi non facevo una lira come batterista. Ci sta. Ragazzi, non fate i batteristi perché non si guadagna. Si becca, perché il batterista becca sempre, però non si guadagna. E quindi passaggio alla cucina? Sì, quindi è stato, mi è sempre piaciuto cucinare, ho sempre fatto cene tra amici. Ti vedo bene comunque, continua. Un po' più forward, e bravo, bravo, no? Così va bene, bravo, così. Sei un po' duretta, ecco, vai. E niente, ho sempre cucinato. Dopo, una volta sono rimasto bloccato per 3 giorni durante lo snowstorm di New York nel 2017, ti ricordi? Sì. Bloccato in casa con 2 scienziate italiane che erano appena tornate dall'Italia. Si erano portate una valigia piena di polenta, il guanciale, proprio smuggle, tutto nella suitcase, no? E abbiamo cucinato per 3 giorni consecutivi. Pasta fatta in casa, gnocchi, i ravioli, il tiramisù. Ho detto, non sai cosa? Voglio portare un po' di questa mia cultura ai miei amici americani. Però creare un evento un po'... che abbia un elemento artistico, no? Tipo la musica, ecco. E quindi il mio primo evento, ho fatto una gnocchi class a Soho. Bello. Che è finita in burlesque. Quindi bello. Dopo la classe di gnocchi, pum, una burlesque si è presentata, seminuda, e abbiamo fatto il botto. Bello. E dopo da lì, piano piano, sai, la cosa nasce cosa, no? Sono diventato un po' un cuoco, poi ho fatto tanti anni di catering. Ho fatto il barista al Met Gala per 5 anni. Quindi un po' ho imparato la scena del cibo americana, come trattare i clienti, come parlare con le persone. E niente, mi sono inventato un po' questo business. Bello. Ma ecco quanto ho parlato troppo. Comunque bello. Tu hai fatto una pasta della Madonna. Non ci credo. Piero Armenti, master pastaio. E io così iniziamo. Ti ho mentito, io ho fatto scuole di alberghiero in Italia. No, ti giuro, è bellissima, oh. Guarda, butti. Guarda, la copro, perché sennò... La copro perché bello. Sennò, affamati come siamo, ce la mangiamo cruda. Bello. E tra poco iniziamo a fare gli shape. Bellissimo, senti. Ma dimmi un po' più di te, perché io sono curioso, perché noi ci siamo conosciuti brevemente. Ti sì. Seguo sui social, tu non mi segui, Piero non mi segue, ragazzi. Non ancora. C'ho un coltello in mano, Piero. Mi segui o non ti mi seguo, segui? Ti seguo, dai, ti seguo. Ormai sei una star, no? Sì, una star. Com'è andata a Pechino Express? È andata. Abbiamo anche vinto, fra l'altro, cioè non me lo sarei mai aspettato. Però noi abbiamo dato il dato tipo la coppa Champions League. No, nessuna coppa, nessun soldo. Abbiamo fatto una lira, ma il viaggio non è stato un viaggio di, you know. No,
è stata, io dico sempre, un'esperienza mind blowing, perché è difficile descrivere. Ma com'è nata? Sei stato tu a volerlo fare? Ti ha chiamato? No, io sono sconosciuto, ma conosco Gio da tanti anni. Mentre faccio questo spelliamo la salsiccia? Vai, vai, ma questa è bella. Una cosa ancora più sexy? Dai, dai. Sbucciamo la salsiccia? Vai. Allora, questo è tanto affilato, eh? Caspita. Ci sei? Sì. Ti faccio vedere come faccio? Vai. Allora, così. Bene. Piano, e poi leviamo la pelle. Ah, dobbiamo togliere la pelle? Così. Come mai si toglie la pelle? Il budello. Bene, dai, lo faccio. Te te mangereste anche la pelle? Perché quando la io quando cucino con la pelle? No, no, senza pelle. Ah, veramente? Senza pelle, senza palle. Allora, sì, no, Gio, conosco Gio da tanti anni. Abbiamo fatto musica insieme anche con Edoardo, no? Sì. E un giorno mi fa, ma Andrea, io mi hanno chiamato a fare questo TV show bellissimo, dobbiamo girare il mondo con uno zaino, ci verresti con me? Io, sai, queste cose, io e Gio non ci diciamo mai di no, no? Ho detto, ah, sì, dai, vengo. Cose che non capiterà mai, no? Ho detto, sì, io programma televisivo con Gio, ma non ci credo, no? Sì, lo faccio. Insomma, dopo alla fine, la scorsa estate, mi chiama, Andrea, devi venire in Friuli, perché dobbiamo fare l'intervista su Zoom, su Skype, con tutto il casting, lo show si chiama Pechino Express, vieni domani. Cazzo, io da Ancona, mi sono andato a googolare Pechino Express perché non avevo idea, ho visto un po', super figo, bellissimo, sono partito, sono andato in Friuli da lui, che è dove fa i vini. Ho fatto questa intervista, eravamo ubriachi durante l'intervista perché avevamo fatto l'assaggio dei vini. Noi super ubriachi e con il casting director e tutto quanto. E poi siamo partiti. Perciò è andata bene, eravate ubriachi, no? Sì, l'intervista sicuramente è andata bene perché eravamo ubriachi. Che vi hanno chiesto, litigatevi, prenderete a pugni. Sì. Ma siete mai presi a pugni? Siete amici? Vi siete mai baciati su lui, no? Avete fatto mai l'amore? No, scherzo. Ci hanno chiesto, ci hanno voluto dire. Dai, sbuccio, sbuccio. Almeno 4, dai. Se no tu perdi tempo. Almeno qua, 5, sì, lo sbucciamo insieme, dai. Sono chiacchierò troppo. Quindi così. Ma alla fine tu, cioè, tu sai cos'è Pechino Express? Per chi non lo conosce. Sì, Pechino Express è una trasmissione di viaggi. Di viaggi? Sì, no? Senza di viaggi in hotel a 5 stelle? No, di viaggi. Non c'è la versione deluxe che... Sì. Però noi possiamo fare una nostra versione di Pechino. Sì. Comunque te lo consiglio. Se vuoi fare Pechino, io ti mando il contatto del casting. Sì, sì, come no. Ci vai con la tua ragazza, così è la volta buona che vi lasciate. Bene. O vi sposate. Bene. Però io penso che chi è tra te e Gio, chi era quello più energico, più estroverso, più... Beh, siamo caratteri opposti, no? Gio è molto introverso, però è molto saggio. Io sono più estroverso, però anche tante quindi volte... Quindi lo stratega era Gio e tu eri il factotum, diciamo sì, così. Sì, all'inizio sinceramente lo stratega era lui, io ero quello che faceva un po' baldoria, energia e sì. Però dopo alla fine siamo stati una bella coppia perché non abbiamo mai litigato, andavamo sempre d'accordo. Gio ha dormito più a Pechino che nella sua vita reale. Davvero, immagino. Oh, andavamo a letto sempre per terra. Gio si metteva sul sacco a pelo, dopo 3 secondi si addormentava e io lo trovavo il giorno dopo, la mattina, nella stessa posizione in cui l'ho lasciato. Gio, ma che dormiva 12 ore. Pazzesco. Ma d'altronde, se uno sopravvive a New York, che vuoi che sia andare un sacco. Infatti, ho sempre detto, la nostra vita è un Pechino a New York, no? Esatto. Cioè, noi esatto. Viviamo un Pechino Express a New York. Bello. Ma basta chiacchierare, dai. Vai, allora, vai, adesso, aspetta. Vai, quindi voi alla fine vi siete sposati? Chi? Io e Gio? Hai voglia. Abbiamo fatto un casino, abbiamo fatto un casino io e Gio a Pechino. Devi guardarlo. Ti mando un link pirata. Allora, Piero, che dobbiamo fare adesso? Adesso non si scherza, si fa la pasta. Facciamo questi stile Malloreddu cavatelli pasta, questi qua, ok? Quindi dobbiamo fare un bel... Fammi vedere tu come lo fai. Te ne faccio vedere uno? Fammi vedere uno. Allora, faccio un bel serpentone. Vai. Un bel serpentone indiano. La curcuma, perché durante lo show abbiamo dovuto portare sacchi e sacchi di curcuma, capito? Durante Pechino. Facciamo questi bei serpentoni fini come il tuo mignolo. Metti il tuo mignolo qua. Perfetto, un po' più fini. Ecco. Madonna, che bello! Vai, vai. Ci sei? Poi tagliamo.
Poi vediamo. Ti faccio vedere. Tagliamo come gnocchettini, eh? Bello. Ok. Non ci posso credere, ragazzi. Sto facendo fare la pasta a Piero. Vieni qua. Così che... Lo so che te va a mangiare la salsiccia. Io se c'è un panino con salsiccia e broccoli... Che da... Ce lo sfogliamo. Possiamo anche cambiare piano. Allora, guarda. Te li ho fatti io questi, eh. Guarda. Così. Premi con il pollice e vai giù. Bello. Con il lato del pollice, ok? Guarda. Premi e rulli. Premi e rulli, eh? Ah, vabbè, ma è facile. Voglio vedere io. Dai, vieni qua, te lo tengo io questo. Dai, tieni. Vediamo, va. Premi in rosso, diretta, rosso, eh? Vai. Da qua, no? Da sì, qua, col no? Pollice. Perché col pollice? Bravo. Però adesso fai con il lato. Come con il lato? Piero, dai, col lato, vai. Che vuol dire col lato? Col lato, te devi sdraiare. Vai. Ma non sto registrando, adesso registro. Vai, Pie. Ah, così. Guarda. Che bravo. Mi piace la tua posizione. Duri tipo 3 minuti così, neanche. Vabbè, me ne devo fare 2 o 3. Ah, no, aspetta. Ecco, bravo. No, va benissimo. Quindi stammi il pollice. Vai. Rilassa, guarda. Eccolo lì. Allora, tu così fai con le clienti, immagino, no? Adesso, io non è che... Questa io ho una reputazione da... trucco, cioè, io sono pollice. Anche... No, è che... Qui ci siamo, bello. Metto un po' d'acqua di cottura. Io solo con te faccio... Metti la canzone del Titanic. Facciamo il Titanic. Allora, questa va un po' sminuzzata, ma lo facciamo in padella, ok? Dai, fammi due altre. Devo farlo io, no? Sì, dai. Che ci vuole? Come si chiama questo oggetto? Non ho idea. Gli diamo un nome anche a questo? Ma facciamo le domande fastidiose che uno non sa rispondere. E io, ne basta non rispondere. Che percentuale di grassi ha la salsiccia? Questa sicuramente ho un 70% di grassi. Allora. Se ogni tanto quando facci tu, no, ti fanno certe domande assurde pensando che magari tu sei tutto, no? Non so un cavolo. Anzi, mi metto di qua, vieni. Che ne facciamo un altro. Come va, James? James alla camera. Deborah, come va? Tutto bene? Bellissimo. Mi piacciono gli occhiali di Deborah. Grazie. Come va lì? Benissimo, guarda. Guarda che vengono 50 persone a cena, 50 italiani. Cioè, ma secondo te no? Vale la pena mettersi a fare tutto, ecco, fare la pasta in casa vale la pena. Sì, perché è rilassante, tipo io e te ci potremmo bere un bicchiere di vino adesso, farci scambiarci due chiacchiere, invece che magari stare al cellulare e farci due pippe, capito? No, non sei d'accordo? Sono d'accordo. Cioè, è una cosa bella, no? Per me è tornare un po' alle tradizioni, le nostre tradizioni, soprattutto quando viviamo all'estero, è super importante. Non sei d'accordo? Sai una cosa? Cambio la tua idea. Gli americani non capiscono, e voglio che tu mi dia una risposta, come sia possibile che noi italiani mangiamo tanta pasta e siamo mediamente più in forma di loro. Pensano che... Non so se siamo più in forma degli americani. No, in genere però... loro vedono gli italiani molto più. Ma secondo me perché qui bevono tanto, secondo me è il bere, non è tanto il mangiare. Non è la qualità del cibo in sé. E anche, bravo, ridillo. Qualità del cibo. Sì, noi abbiamo una grande qualità del cibo in Italia e dobbiamo combattere per mantenerla, giusto? Perché fine, sai, anche noi, grandi aziende, sai, tutto un po' in bulk, come si dice in bulk? Non lo so, non conosco l'inglese. Come aiutarti. Ma un piatto tipico Salento qual è che è? Salernitano? Salernitano. Ma guarda, la tradizione salernitana, che c'è? Vabbè, sono quelli soliti, spaghetti alle vongole. Uno proprio salernitano qual è? Pasta e fagioli, non si usa nelle Marche. Sì, come no? Pasta e ceci si fa. Pasta e ceci, pasta e patate no. Patate e no, quello è no, pasta e patate, solo pasta e patate. È buonissimo. È una cosa che pochi fanno, ma vale la pena. Ma la pasta quella con le zucchine, come si chiama? Pasta e zucchine? Che è pasta? È napoletana. Alla Nerano. Nerano.
Non è dalle parti tue, sì. Venerano, provincia di Salerno, sì. In costiera amalfitana. Poi proviamo a fare quest'altro shape, vai. Questi qui sono i cavatelli. Come mai hai messo il porro invece, che ne so, della cipolla? Il porro è più profumato, no? La cipolla... Capite? Ah! Ci buttiamo una salsiccia? Vai, vai. Vai, tu che sei un esperto di salsicce, dai. Vai, in che senso? Detta così... No, che ci piace... No, mi piace il pane e salsiccia, questo sì. Ecco qua. Vai, Non essere... Non essere shy. Faccio anche un video. Bello. Due o tutte quante? Ma metti, dai, tutte, va. Ora questo, poi ti faccio fare sto shape dopo, Che bello. Un bello shape. Senti, a Pechino Express qual è stato il momento più difficile in assoluto? Difficile, sai, trovare casa, quello è sempre un po' strano, no? Perché la gente non ti vuole ospitare, immagino. No, sono molto, molto bravi, molto gentili, aperti ad altre culture, molto accoglienti, però sai, tu sei lì con la telecamera vicino, umilmente devi chiedere a queste persone super povere, che non hanno veramente niente, devi chiedere di ospitarti e magari anche darti da mangiare qualcosa. Quindi non è facile, e emotivamente non è facile, no? Comunque chiedere in generale, è duro. Cioè io e Joe non siamo, sì, a me non piace chiedere, sai? Più facile dare. Poi chiedere a persone povere è quella, secondo me, la parte più dura, emotivamente dura. Poi fisica, il dormire. E di solito sono stati aperti, cioè sempre, disponibili? Sempre aperti, disponibili. Ma gli dicevate stiamo facendo uno show? Sì, noi raccontavamo, stiamo facendo uno show, stiamo facendo... un programma televisivo per raccontare la cultura dei vostri popoli, capito? Comunque ti dovevi anche inventare un po' di cose. La schiaccio la salsiccia, perché sennò... Sì. La sei schiacciata la salsiccia? Vai. Penso che non sia la cosa più difficile del mondo. Ragazzi, finalmente in cucina, questo è incredibile. Voglio che torni a casa dalla tua ragazza, che si chiama? Martina. Martina, Piero tornerà a casa e ti farà questi bellissimi cavatelli con la curcuma e il pepe. Ma davvero, con la salsiccia, Davvero. Devi riprodurre non questa. Non ne ho usato lievito, no? No, perché pasta. Pasta, è vero. Tu che sei di Napoli, vuoi fare la pizza, insomma. Capito. Davvero salernitano. Voglio lievitare... Vuoi lievitare tutto. Il piatto tipico di Ancona qual è? Noi abbiamo i moscioli ad Ancona. Ah, le ho provate, sì. I moscioli sono le cozze selvatiche di Ancona. Buona. Poi adesso fra poco lo rompiamo, Visto? Lo alziamo un po' il fuoco. Vai, Pie. Mamma che salsiccetta sta venendo qua, Bello. Facciamo piatti porcelli noi. Possiamo fare uno show? Piero e Andrea in cucina, piatti porcelli. Il nome è fantastico. Non ce lo rubate. Sì. Piatti porcelli con Piero ed Andrea. Piatti porcelli. Poi questo qui è un tipo un ragù di salsiccia veloce, No, sì, perché questo è tutto in bianco, non c'è sugo. Poi ci mettiamo lo zenzero. Zafferano. Zafferano. Mettiamo lo zafferano. Sì. Questo lo vediamo tutto qua. L'hai messo già. Sì, poi ci mettiamo anche una lucina di burro, secondo me ci sta bene. Facciamolo ancora più grasso, dai. Ma sì, dai. Guarda. Questo è tosta. Ho fatto il serpentino più piccolino, ok? Poi con questo tool tagliapasta partiamo dall'inizio del serpentino, diagonalmente, premiamo e andiamo giù. Bello! Non so se te l'ho spiegato bene, però vai. Comunque devi venire ad una di queste feste che facciamo. Vengo, questi volentieri. Pasta making party. Perfetto, no? Io ho trovato, abbiamo scoperto un talento nascosto di Piero. Sì, guarda. Bello. Bravo, dai. Ma te tutte queste cose chi te le ha insegnate? Io l'ho viste su YouTube. E ci credo. L'ho vista su YouTube e poi l'ho visto tornando in Italia. Sono curioso, sai, a me piace imparare tutto, no? Sono andato in Puglia, ho visto fare le orecchiette. Secondo me ti devi inventare una storia, tipo la mia bisnonna quando ero piccolo. No. Allora, mia nonna Anna, mi fa ancora tutt'oggi degli gnocchi pazzeschi. Quindi il mio piatto preferito sono gli gnocchi con la papera, che è l'anatra, no? Gnocchi al sugo di anatra. L'hai mangiato? Buoni? Bevi una trova Piero d'Ancona?
Ancona sicuro? Ma te adesso te ne vai ad Ancona adesso? Io adesso vado in Italia, andrò un po' a Milano, poi giro un po'. Che mi fate stare a Milano? Sai, un po' di meeting, un po' di cose. Poi faccio un po' di Marche, un po' di Toscana, un po' di Puglia, un po' di Sicilia. Bello. Abbiamo inventato la pasta, come la chiamiamo? Cosa si chiama? Ricciolo d'oro. Piatti porcelli. Ricciolo d'oro. Bello. Poi posso sentirlo dove com'è? Vai. È buono, sì. Mamma mia. Tanta roba. Questo faccio anche spadellare. Tagliamo un po' il burro, vai. Taglia un pezzettino di burro. Giriamo questa, che c'era il maiale. Vai. Vediamo come utilizzi il coltello, Piero. Forse ci tagliamo anche le dita live. Speriamo di no. Questi sono coltelli veri, questi sì. Tagliano, ragazzi. Non so quei coltelli che abbiamo a casa. Come va, Maria? Tutto bene? Che devo fare? Devo aprire, immagino. Sì. C'è un profumino. Allora, l'acqua bolle, fra poco la salo. Andiamo al sodo, Come lo devo tagliare? C'è una fame, Deborah. Lo devo tagliare. Devo saltare la sottile, no? No, prendi due cubotti. Così, bravo. Quello basta. Non ce ne mettiamo tanto, dai, che già la salsiccia. Sì, dai. Ma poi c'è la curcuma che bilancia un po'. Bilancia cosa? La porcellagine che stiamo facendo. Cioè, la curcuma è l'illusione. L'illusione, sì. L'illusione del piatto. Assaggia. Vai. Mamma mia. Buona. Comunque, lo sai che. La salsiccia è proprio sempre. Un altro. Non sbagli mai. Cioè, immagina col pane, una bella. Bello. L'altra volta ero con la famiglia ad Ancona, abbiamo festeggiato questa vincita di Pechino. Un mio cugino mi fa: ma Andrea, ma tu devi conoscere Piero Armenti se sei a New York. Dovete incontrarvi, dovete. Io lo seguo, è super figo. È vero, sei super figo. Sono super figo, addirittura. E poi in Italia hanno quest'idea di me, non so da cosa dipenda. Questa idea sbagliata di. No, sei super figo. E poi tra l'altro, conoscendoti, sei ancora più figo. Addirittura. Giuro, non dico cazzate, io sono diretto. Vai. Se mi stavi sulle balle, già te l'ho cacciato via dalla cucina. No, ma devo dire che invece io ho tanti. Anche tu sei un super figo, perché ho tanti amici marchigiani. A parte un mio ex socio marchigiano, Leonardo. Non mi ricordo di dove. Quindi nelle Marche è una regione in cui mi trovo. Trovi a bene. Casa, mi trovo proprio in sintonia col popolo marchigiano. Questa è una cosa davvero bella. Davvero. Non me lo sarei mai immaginato, sì. Sì, eh? No. Ma tu hai vissuto sempre a Salerno? Ho vissuto in Venezuela 4 anni e mezzo, a Caracas. Wow. 2004-2008, lavoravo come giornalista. Quindi il tuo background è proprio giornalista? Sì. Giornalismo, che tipo di giornalismo? Io mi occupavo di esteri. Poi ho lasciato. Dobbiamo cucinare un po' più spesso, Piero, perché qui sta venendo qualcosa di bello porcelloso. È ispirato. Si è ispirato oggi. Fa qualcosina, dai, Luigi. Spacca sta salsiccia. Bravo. Con il culo del cucchiaio. Così, guarda. La spezziamo un po' più piccolina. Vado a spezzare. Poi intanto fai così, fa vedere. Bravo. Ma tutte le porzioni come le sei? Tipo qua quanto c'è di salsiccia? Le porzioni andiamo un po' a occhio. Noi siamo italiani, Pia, dai, andiamo a occhio. Noi pesiamo gli ingredienti. Ho tanta salsiccia, la ricetta è tanta salsiccia. Un po' di porro, tanto amore, bravo. Io salgo, metto il sale nell'acqua. Che qui si magna. Dimmi un po' se magna. Come dite voi se magna da voi? Se magna penso più a Roma. Se magna è più romano, no? Se magna. Bello. Ci siamo qua, eh. Qual è il piatto americano che ti piace di più in assoluto? Americano, però. L'hamburger. L'hamburger è qualcosa di eccezionale. Quando è buono, quando la carne è buona, dai. Pazzesco, no? Sì. Vero? Sì. Anche Deborah è d'accordo. Sì, I agree. Oh, you agree. Bene. Qui ci siamo. Allora, il sale non ce lo metto, eh. Tu l'hai assaggiata la salsiccia? Sì, l'ho trovata buona. Sì? Vai. Vai, assaggia l'acqua. Devi assaggiare sempre l'acqua di cottura. Gli dai una girata. Deve essere salata come il nostro mare.
Ah, questa cosa non la sapevo. Com'è? Non è come il mare, è ancora dolce. Allora bisogna aggiungerci un po' di sale, toh. Aspetta, vai. Madonna ragazzi, Piero in cucina. Comunque in effetti devo dire che è un'attività rilassante. Poi ti trovo bene io ti, cioè, ti vedo bene, sei impostato. C'ho le movenze da cucina. Sì, perché non lo so, c'hai un bel portamento in cucina. Bello, dai. Oh, leviamo un po' di questa. Cosa facciamo? Tutte e due? Buttiamo su una roba mista o scegliamo? No, facciamo un misto, dai. No, devi scegliere te, dai, Piero, scegli. Devo scegliere una delle due? Sì. E a me piacciono i Malloreddus. Malloreddu? Sì, sì, sì. Stile Malloreddu? Sì, sì, sì. Sono un appassionato. Mandurello di Porcellu? Oh, leviamo un po' di sugo perché potrebbe essere troppo, Adesso vediamo quanta pasta facciamo, ma... O facciamo i porci? Vai, facciamo i porci. Dai, lascia, dai. Dai, che te frega, che mangiamo tutto, dai. Allora, a te l'onore. Questo ti riprendo io, perché questo bisogna immortalarlo a sto momento. Devo mettere la pasta, in diretta. Vai, vai. Premi il rosso, ragazzi. Solo i Malloreddu, Guardate lo stile italiano, vedi? Vai. Aspetta che si stanno... Beh, ci vuole un po' di casino. Vai, fallo un bordello, fallo un bordello. Bordella? Guarda che bravo. James, come va? Tutto bene? Ma non pesa molto la tele. La camera là è impegnativa. Guarda, benissimo. Ma butta anche gli altri, dai, ma che? Ma facciamo sì, un misto. Sposiamo, dai. Ma sì. Che non facciamo della cucina è sempre innovazione, no? Non siamo di manine corte noi. Vai. Bello. Allora io mi fido di te dell'acqua, del sale nell'acqua. Sì, sì, ottimo. Sì. Mazza, che buono. Ci ho aggiunto un po' di sale, così di nascosto. Sei eccitato? Abbastanza, in guarda, si io dice dico... Excited, sei eccitato? Non voglio farmi... Sì, sì. Se diciamo sei eccitato in italiano sembra... Sì, sì. Sei emozionato? Allora, lo zafferano lo mettiamo... Questo lo dobbiamo dopo. Alla fine, quando la saltiamo un po' in padella, questa bella pasta, ci mettiamo un po' di acqua già di cottura qua, perché spadelliamo. E sinceramente ti vorrei far spadellare a te. Dai, dai. E se spadelli bene, tu che non hai visto Pechino, ti do un regalino. Sì. Che rima che ho fatto. Tu se non hai visto Pechino, ti do un regalino. Qual è? Qual è? Noi facciamo... lo vedi, vabbè, lo vedi. Vabbè. Lo vado a prendere io, lo vado a prendere io. Se ti comporti bene. Allora, ragazzi, la cottura della pasta, parliamone, dai. Pasta al fresca, dente, no? Al dente, quanto tempo ci vuole? Non lo so. O quando facciamo le nostre classi di pasta, tutti mi dicono: ma Andrea, ma la pasta quanto deve cucinare? Io dico: non lo so. La pasta fresca va assaggiata, ok? Perché non c'è il tempo di cottura, no? Quindi poi questa qui l'ho fatta ieri, perché facendola ieri si secca un pochettino. E quindi invece di essere chewy, come si dice chewy? Invece di essere chewy. Ciunga. Ciunga. La giungla, la ciunga. Ciunga la giungla, la bumba. Sì, la bamba, la bumba. Come una big babbo, la ciunga. Invece di essere chewy, brava. Cioè, molle. Molle. Vabbè. Se la fai seccare un pochettino, rimane un po' più al dente. Ok, ecco perché l'ho fatta ieri. Non perché non mi fidavo, di te, che arriva Piero. Va, chissà che combiniamo. Vai, assaggia. Secondo me è ancora un po' dura. Assaggia il cavatello, dai. Con le mani, Come deve essere? No, quello non è il cavatello, quello... Ragazzi... Vai, assaggia. Dai. È fatta. Fatta? Sì, vai. Mi fido, vai, vai, fatta, sennò... Fatta. Un po' di sale. Sei pronto? Aspetta. Quanto troppo venire. Che dobbiamo fare? Mettiamo un po' di acqua di cottura, ok? Sì. Anzi. Acqua di cottura. Un po' di... Sì, perfetto. Acqua di cottura. Poi... Ti butto la pasta, vieni qua, non scappare, adesso devi essere confidente. Vai, vai. Devi avere proprio... Fammi così, guarda. Capito? Vai. Mi capisci? Vai. Vai. Questo... Zitto te. No, stavo dicendo alla macchina. Allora, guarda, tutta qua, Sei pronto?
E che devo fare? Ragazzi, vi facciamo un piatto. Allora, adesso, con tanto amore, ci mettiamo questo. Zenzero. No. Zafferano. Zafferano. Sempre con la zia. Da dove proviene questo zafferano? Mi fai queste domande che mi strabalti, Piero. Ma scusa, mi dobbiamo fanno queste domande? Prima di fare queste cose dobbiamo parlare prima. È iraniano, sono grandi produttori. Sì, sì, no, questo qui è un zafferano indiano, ok? Rimaniamo in tema, vai. Così. Un po' di pistilli. Adesso, con il cucchiaro bello grosso, cucchiaro, mettiamo un po' di burro, eh? Guarda, un po' di burro. Sì, perché la parte iper grassa non può mancare. Serve sempre. Aspetta che levo questo qua perché... Vai. Adesso, Pier. Oh, dimmi. Guarda. Sono tutto... Guarda cosa faccio, visto? Un po' faccio così. Ok? Visto che... Uè! Eh? Amalgamiamo, no? Spariamo il fuoco a palla. Il burro. C'è un bellissimo colore, eh? Lo zafferano. Tutte robe costose ti ho preso, eh? Come minimo mi devi invitare quanto, a cena... Tipo in un ristorante a Manhattan, quanto ti costa un piatto così? Questo lo spariamo, eh? Questo lo spariamo a 32 dollari. È poco pure, io ormai a 50 dollari ci sei sì. Piatti di pasta. Ma... Guarda che bella, guarda che cremina. Mettiamo un altro po' di acqua, che l'acqua aspetta, fa la cremina. Aspetta, voglio spadellare anch'io. No, devi spadellare te. Come si fa? Aspetta. Cioè, vedete, se no ci giochiamo il pranzo. Vedete il disastro. Dovrei uscire oggi. Andiamo a innanzitutto assaggiamo il sale. Ok, per il sale. Una puntina. Poco. Oh, adesso. Mazza che buono. Guarda. Beh, è tutto... così, ho capito. Devi andare avanti. E poi indietro. Sei un genio. Vai. Can you give me the apron, please, the black apron? Ma no, guarda. Ma questo è un gioco di magia. Guarda. Vieni qua, vai così, ok? Now, lo sai perché lo fai male? Perché? Perché devi mettere questa apron. Ah, che c'è? Kitty cazzo! E devi guardare Pechino e saprai il perché, ragazzi. Piero, anche lui, è un kitty cazzo. Vieni qua che te lego. Adesso vedrai come spadelli bene. Vai. Vado? Vai! Orco cane! Porco cane, vai! Fatto bene, eh? Dai, di più, cazzo! Dai, vai! Vai! Madonna, che genio! Bene! Vai! Dai. Perfetto, fatto Piero. Bene, eh? Guarda, visto così. Cioè, abbiamo perso un po' di... Allora, io mi mangio questa qua. Beh, non abbiamo persi tanti, eh. Però adesso, aspetta, vai, ritorna. Non ne ho persi tanti. Gratta il... Vabbè, questa no, è non hai persi tanti, vai. Tu gratta questo qua. Io, perché qui ragazzi... Parmigiano reggiano. Non si spreca niente, eh. È un pazzo se sprechi questo. Com'è? Mamma mia. Quanto formaggio? Ti deve far male il braccio. Oh, vedi come lo sto facendo male. Il braccio te lo fa proprio male. Guarda che ho colpo di grazia. Ma che è questo? Fiori di zucca. Ah, vai. Così accaduto. Vai. Accaduto. Vai. Guarda che belli. Vabbè, ma bisogna dare un nome a questo piatto. Piatto porcello. Pronto? Vai. Vai, l'abbiamo spadellata che ci siamo, eh. Basta. Tu intanto mangia la pasta che è per terra. Ah, no. Vedi come si mischia. Ah. Questo piatto, ragazzi. Impiattiamo che qui ci siamo. Mamma mia. Che bontà. Pier, c'hai fame? Fame. C'è cos'è fame questa parola? No. Abbiamo fame H24. Comunque sei un professionista. Oh my god. Ok, ti faccio scegliere anche il piatto, dai. Vai. Qui c'è un casino, sono proprio... Fammi sistemare qua, sennò qui non ci si sta. Ok.
Questa te la porti a casa. Sì, guarda, sì, te lo ricordo. Allora, io prendo i piatti, vai. Però io adesso, io da te mi aspetto un impiattamento di quelli belli, ma sto coreografici. Piatto, quale vuoi? Questo o questo? Questo. Vai sul classico? Sì. Proprio osteria? Sì. Osteria da Piero. Abbiamo dato tanti nomi oggi, abbiamo dato tipo il nome al nostro TV show. Sì, cucine, come si chiama? Cucine Piatti Porcelli. Piatti Porcelli. Piero ed Andrea Piatti Porcelli. Quale? Scelto, scusa? Questo. In americano come si può dire Piatti Porcelli? Non c'è, non si può. Ragazzi, guarda che cremina. Sì. Guardate. Bello. Fai un close up a questo, ragazzi, perché porno. Ok, vado, Ma qui, guarda, Piero, ti dico una cosa. Adesso le parliamo sottovoce. Quando una cosa è così bella, c'è poco da impiattare, capito? Perché, guarda, lo mettiamo tutto al centro, ok? Sì. Facciamo cascare come va. Alla Kitty cazzo. Ok? Guarda, basta. Basta, troppo. Poi, mettiamo, finiamo con del... Dov'è il formaggio? Oh. Finiamo con $25 di parmigiano. Attavo parmigiano. Ecco, sì, per forza. Qua un tripudio di sapori, sì. E adesso mangiamo. Okay. Bene. Oh, buon appetito. Bravo. Oh, sei stato un grande maestro, Ti posso chiamare maestro? No. Cin cin. Prego. Provo io. Ma il fiore di zucca quanto è bello, Può essere. Sai, il fiore di zucca non me l'aspettavo, mi emoziona. Tanta roba, no? Questa mamma mia. Questa non la fa nessuno. È proprio un'esplosione di sapori. I sapori della terra. C'è un poeta. Buonissimo. Vabbè. La salsiccia ci sta bene. Preferisco sempre il panino con la salsiccia, che sono un tradizionalista. Mi stai snubando il piatto. Però questo è un piatto anche raffinato, ma allo stesso tempo caseveccio, sì. È vero. Buono, Però questo c'è un pericolo. Questo è il classico piatto che quando inizi a mangiare non ti fermi mai. Sono d'accordo. Finché non arrivi che sta in coma sul letto. Ma, buonissimo. No, sai che l'hai spiegato bene. È vero. È rustico, però è anche. Sì, perché ci sta la cucuma, lo zafferano che gli danno quel tocco anche esotico. La salsiccia, che è proprio la terra, insomma. Sì. Cultura millenaria, proprio l'origine. Lo zafferano. Zafferano è esotico. Oro, sai, è esotico. Cucuma pure, il fiore di zucca che secondo me fa da collegamento tra la tradizione e l'innovazione. Yeah. Bello, buono. Ti piace? Molto. Lo farai a tutta la tua famiglia quando torni in Italia? Mm-hmm. Ragazzi, venite a New York perché Piero vi cucinerà. Ragazzi, farò questo anche piatto io. Pazzesco. E lo chiamiamo, come lo chiamiamo? Davamogli un nome. Piero e Andrea. Sì, amore vai. No. Piero Andrea, tu parla che io mangio intanto. Grazie ragazzi, salutiamo. Ciao. Muah.